Pasolini si avvicina al cinema per approfondire il discorso sulla realtà già intrapreso nella scrittura. Dopo un esordio da sceneggiatore, nel 1961 realizza il suo primo lungometraggio, Accattone. Anche se il film recupera il mondo popolare di Ragazzi di vita, il cinema di Pasolini non è mai la semplice trasposizione dei suoi romanzi. Proprio per aderire alla realtà, Pasolini sceglie di solito attori non professionisti, spesso reclutati dalla strada. Nonostante la trama neorealista di Accattone o di Mamma Roma, la tecnica cinematografica di Pasolini è molto poetica, a tratti visionaria. Siamo nei primi anni 60. Pasolini in qualche modo abbandona, almeno provvisoriamente, la letteratura e diventa regista. Nel 1961 dirige il suo primo film, Accattone, e l'anno dopo, nel 62, il suo secondo, Mamma Roma. Tutti e due, per molti aspetti, ispirati ai suoi due precedenti romanzi. Noi valemo solo se ci avemo 1.000 lire in saccoccia, se no non valemo niente. Pure in galera ci vanno vede più. Siamo uomini finiti. Accattone racconta la storia di un emarginato nei primi anni 60 a Roma. Ha una moglie, un figlio, che vivono però lontani in una baraccopoli ai confini della città con i loro parenti. Fa il protettore di una prostituta e passa la maggior parte delle giornate al bar con gli amici. Pasolini decide di prendere come protagonisti della sua epopea coloro che sono cancellati dalla versione ufficiale della storia, cioè il sottoproletariato urbano delle periferie romane che aveva già in Ragazzi di vita in qualche modo tentato di descrivere. C'è una cosa molto importante in tutti e due i film: i protagonisti non vogliono o non riescono ad integrarsi nella società. E quindi questo è una garanzia per Pasolini, che ha un disegno gramsciano in questo momento, cioè di fare dell'epica del popolo, cioè far diventare il popolano in tutti i suoi limiti, in tutte le sue miserie, diciamo, il protagonista della storia. Mamma Roma è invece la storia di una prostituta che riesce a lasciare il mestiere, a in qualche modo inurbarsi, a un nuovo alloggio, a un banco al mercato e che ama a sé il figlio Ettore che viveva in campagna. A Mamma Roma, faccela te una bella cantata de core. Fior de gaggia, quando io canto, canto l'allegria. Mo se io dico tutto rovino, sta bella compagnia. A Carmine, fate sentire che sei forte ancora. Fiore de sabbia, tu ridi scherzi, fai la santa donna, e invece in petto schiatti della rabbia. Dai, mo la sposa, fatti sentire a Clementì. Fior te cucuzza, una donna per sti baffi andava pazza, e adesso che li perde ce vampuzza. La sua sposa, senza invidia, auguri, son libera, son libera! Auguri, i risposi! C'è più similitudine tra Mamma Roma e Tommaso Puzzilli di Una vita violenta che non tra Mamma Roma e Accattone. Mamma Roma vuole integrarsi, soprattutto vuole che il figlio sia integrato, quindi c'è un sogno quasi proto-marxista, diciamo, che le generazioni successive potranno essere quelle che godranno del sacrificio di quelle precedenti, anche se poi la presa di coscienza finale di come siano davvero le cose nella società e di come la borghesia pone un muro insormontabile nei confronti di chi non gli è omologo già in partenza, viene appreso attraverso il dolore della fine del figlio, della morte del figlio. Quindi il fatto che questa sua utopia resta un'utopia e il fatto che per i diseredati, per i marginali, non c'è nessuna speranza di integrazione reale. E lo sai perché mio marito, il padre di Ettore, era un farabutto disgraziato? Boh, so cavoli sua. Perché la madre era una strozzina e il padre un ladrone. Perché allora la madre era una strozzina e il padre un ladrone? Perché il padre della madre era un boia e la madre della madre una cattona.
e la madre del padre è una ruffiana, il padre del padre è una spia, Dio liberaci dal male, tutti morti da fame, ecco perché. Certo, se ci avevano i mezzi erano tutte persone per bene. E allora di chi è la colpa? Di chi è la responsabilità? Oh, amora, che hai chiuso bottega? No, faccio pure gli straordinari. De chi è la colpa? Spiegamelo te. Io che non so niente. E te, il re dei re.